Benvenuti a tutti a questo nuovo video, io sono Sahara e oggi sono qui con la pioggia perché volevo creare un nuovo make up e non so, stamattina c'erano tipo 40 gradi e invece pomeriggio ho fatto tipo un temporale assurdo, quindi un make up così, un po' random, come make up random, come il tempo, il meteo, sì. E in molti mi hanno detto: ma perché leggi durante i video? Cosa leggi? Io in realtà non leggo un cavolo, io non leggo durante i video, raga, no. Io in realtà tipo tutti i prodotti qui, però non leggo un tubo, cioè non ho da leggere. E più che altro è che mi vergogno ad avere sempre lo sguardo fisso sulla telecamera, quindi quando altrove. Iniziamo subito col fondotinta. No, non iniziamo subito col fondotinta, iniziamo col primer, però vabbè. Ok, dopo aver applicato primer, fondotinta e anche fissante, per chi non lo sapesse, questo qui è il Prime and Fine di Catrice e mi ci sto trovando veramente benissimo sia con questo che con il fondotinta, che è della stessa collezione. Comunque questo è l'All Matte e questo invece è l'Anti Shine, e il fondotinta è quello senza oli, quindi perfetto per chi ha la pelle grassa, e questo comunque è Anti Shine, quindi anti lucido, perfetto anche questo per la pelle grassa. Io lo utilizzo sia come primer che come fissante, perché appunto come primer mi dà quella sicurezza di non avere siliconi in viso, non essendo comunque un primer in crema, lascia appunto quella freschezza della pelle, a differenza dei primer che appunto sono per opacizzare la pelle, che ti danno quella sensazione di silicone in viso. Io adesso direi di proseguire con gli occhi e ho pensato di utilizzare l'imitazione della palette di Huda Beauty, questa qui di Beauty Glazed, che vi avevo mostrato quando mi sono arrivate tutte quelle palette. Sto aspettando ancora la palette, sempre imitazione di Huda Beauty, però quella dell'altro brand, Foyture, una cosa del genere, che in realtà è molto più conosciuta come imitazione di Huda Beauty rispetto a questa, quindi volevo anche fare il paragone fra le imitazioni. Di questa qui devo dire che mi ci sto trovando veramente bene, anche se non ho utilizzato ancora tutti i colori, però sono veramente molto, e dico molto, scridenti. Vi faccio un esempio banale con Twilight, vabbè non siete un tubo. Questo ad esempio è Squash, questo è Burgundy, e poi Mood o Mad, però vabbè. Ok, questo è tipo lo swatch dei colori, quindi potete vedere benissimo che sono molto molto pigmentati, e anche questo qui che è tipo glitter è veramente veramente glitterato, cioè è anche questo molto scrivente. L'unica pecca è che tipo dovete applicarlo subito perché mi resta nel dito ogni volta, però insomma. E inoltre la cosa positiva di questi glitter compressi è che tipo hanno una sorta di cremina al loro interno, che quindi ti permette di non utilizzare poi quella colla per glitter, che è abbastanza fastidiosa secondo me. Ce la farò a togliermi questi glitter dalle mani. Ok, sono andata ad applicare questo rosa pesca della palette, cui cioè il nome dell'ombretto è anche Peach, quindi cioè, ci si arriva a logica. E devo dire che è veramente molto carino come colore anche a sé stante, cioè mi piace davvero così, però avevo qualcosa di diverso in mente, quindi così mi piace, però vado ad aggiungere qualcosa.
Ok, ho posato la mia palette e direi adesso di andare ad applicare il l'eyeliner. Sì, oggi mi va così, io vado ad utilizzare quello in penna perché quello liquido di Essence devo ancora abituarmici e quindi quello in penna va bene. Come potete notare, la linea che ho fatto è abbastanza piccola, sottile, perché non voglio un effetto troppo caricato, voglio restare comunque con un effetto abbastanza fresco e naturale. Infatti io adesso direi di passare direttamente all'applicazione del mascara e vado a mischiare sia il mascara di Kiko che... mi sono persa l'altro mascara. Sia il mascara di Kiko, questo qui, il trattamento allungante per le ciglia, sia il volume Shake and Shake di Rimmel. Quindi li mischio un po', vado ad applicare prima lo Shake and Shake e poi quello di Kiko. Una volta terminata l'applicazione del mascara, io con il pennello dove ho utilizzato questa sorta di marroncino negli occhi vado a sfumare leggermente il prodotto nella rima inferiore dell'occhio, solo per dare l'accenno di sfumatura. Passiamo al contouring e basta. Applico semplicemente un po' di illuminante evitando il passaggio del blush, perché in realtà mi piace abbastanza questo colore di pelle, non lo so, non mi va di applicare il blush oggi, quindi direi di applicare soltanto un po' di illuminante, ma giusto un pizzico, non come le altre volte in cui esagero, e poi di passare le labbra e quindi finiamo. In realtà le labbra mi piacerebbe lasciarle anche così, saltando con questo illuminante, perché comunque ci sta molto con il tema, no? Però in realtà vado un po' a rovinare il tutto con questo rossetto molto scuro, con questa tinta molto scura, quindi niente. Ok, il video è finito e io spero che vi piaccia, e quindi fatemelo un po' sapere. Vi metto qui in giro al solito il tasto iscriviti, che è il mio ultimo video, quindi ci vediamo alla prossima, che sicuramente sarà un video make up, in app, una cosa del genere. Ciao!